Ciao, sono Samantha Vicinanza, sono insegnante di canto e tutor didattico presso la Juilliard Music School di Cosenza. La Juilliard Music School di Cosenza è una realtà musicale molto innovativa, perché seguiamo appunto dei metodi di musica moderna sia per quanto riguarda il canto che gli strumenti musicali. I dipartimenti attivi presso la Juilliard Music School sono canto, chitarra, batteria, basso, pianoforte, e poi c'è anche il corso di music production destinato a tutti coloro che vogliono intraprendere comunque gli studi per diventare fonici ed arrangiatori. E la nostra accademia ha all'attivo diversi corsi. Abbiamo i corsi Kids e Junior destinati ai bambini dai 5 anni in su, addirittura abbiamo anche i pre-kids, che sono appunto il corso proprio per i più piccoli, quindi è un approccio alla musica in un modo molto ludico. E poi abbiamo i corsi preaccademici, che sono quelli preparatori poi all'iscrizione vera e propria del diploma, dove comunque i ragazzi si preparano parte del programma del diploma per poi accedere al primo anno del diploma già con un bagaglio comunque di nozioni già apprese. E poi abbiamo appunto i corsi certificati, abbiamo il diploma che dura 3 anni, dove i ragazzi non solo comunque si specializzano nella tecnica, e quindi il batterista non si specializza soltanto in batteria, oppure il cantante si specializza soltanto in canto, no, oltre alla tecnica c'è anche la parte della teoria, quindi approfondiscono il solfeggio, e poi naturalmente c'è il piano complementare, i laboratori di musica moderna, poi abbiamo anche laboratori e teorici, quindi storia della musica moderna come dicevo poc'anzi, e anche laboratori stilistici, quindi i ragazzi si troveranno a cantare e suonare anche generi musicali diversi tipo fusion, rock, jazz, pop, e poi ci sono altri laboratori come home recording, che è tenuto da un insegnante veramente bravissimo, che è Bruno Gioffrè, che insegna ingegneria del suono all'Università di Tor Vergata di Roma, che ha scritto anche la prefazione per Cubase, quindi è una persona, noi qui abbiamo dei docenti veramente eccezionali, anche che provengono da fuori, ricordiamo anche Vladi Tosetto, che qui fa proprio per i corsi di diploma songwriting, ovvero proprio composizione, sempre parliamo nell'ambito di musica moderna. Vladi Tosetto è il compositore di Stella Gemella di Rossana Mazzotti, Come Sapere di Giorgia, quindi i ragazzi frequentando questi corsi certificati hanno non solo l'occasione comunque di crescere a livello vocale e strumentistico, no? Ma anche di specializzarsi in vari settori. Naturalmente per insegnare in una struttura come la Juilliard Music School bisogna avere innanzitutto molta molta passione e molta dedizione, quindi noi siamo tutti insegnanti giovani per una motivazione precisa, perché la passione che abbiamo noi la vogliamo imprimere anche agli allievi, anche perché la noia è contagiosa, ma la passione anche, quindi assolutamente è stato sempre un nostro obiettivo quello di incentivare sempre gli studi degli allievi, di non abbandonare mai assolutamente i loro sogni. La mia passione infatti è nata da quando avevo 8 anni, ho iniziato immediatamente a studiare perché sentivo proprio l'esigenza di esprimermi, essendo stata comunque una bambina timida, non riuscivo comunque a comunicare bene. La mia amica è stata la musica. Successivamente ho intrapreso gli studi prima di canto, poi di pianoforte, poi ho approfondito anche la parte di teoria, e poi dopo vari studi di canto moderno ho deciso proprio di
di intraprendere anche questo percorso di studi all'università, quindi mi sono laureata in discipline delle arti, musica e spettacolo, e poi ho, tra virgolette, deciso di utilizzare la mia amica musica anche a scopi terapeutici, diplomandomi anche in un corso triennale in musicoterapia, quindi che è anche un servizio che offriamo qui alla Juilliard, specie per gli artisti, per la gestione dell'ansia da palcoscenico. Veramente la musica è la mia linfa vitale, senza la quale non potrei davvero esistere. Adesso però devo andare dalle mie ragazze perché mi aspettano per la lezione di canto, quindi via! Ragazzi, è ora di fare lezione. Andiamo? Eccoci qui. Bene, bene. Allora, ragazze, pronte per gli esercizi di warm up? Sì. Quindi stretching vocale, iniziamo ad alzarci, ok? Allora, iniziamo col fare dei piccoli vocalizzi, ok? Quindi iniziamo. Iniziamo un pochino ad applicare la tecnica su delle canzoni, quindi Simona, ti va di iniziare con If I Got You, così vediamo se insomma c'è qualcosa da correggere, la tecnica. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people search for the physical to define what we do. Before life was a bore so full of the superficial. Some people want it all, but I don't wanna feel it all. If I ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just for everything, but everything means nothing. If I ain't got you, bene, allora proviamo. Allora, già adesso arriva il tuo turno. Benissimo, Simona. Abbiamo eliminato quei problemini un po' della gestione del fiato. Ti sento molto in forma, però continuo a lavorare sempre sullo stretching vocale perché rispetto anche all'anno scorso sei molto migliorata, assolutamente. Adesso è il tuo turno con Try di Pink. È un pezzo molto
energico. Energico da performance. Quindi abbiniamo anche quello che è il movimento, perché noi facciamo anche degli esercizi per la gestione del fiato durante il movimento. Tu sai, voi sapete, no? Che è molto difficile comunque gestire il fiato quando ci muoviamo. Quindi è importante, no? Perché voi comunque sarete diplomati in music performance, quindi le persone da voi quando vi ascoltano si aspettano anche una presenza scenica molto, molto importante, oltre ad avere comunque una buona tecnica vocale. Amplifichiamo i bassi all'inizio. Dobbiamo riuscire a farla bene. Ricordate che le parti basse sono quelle che danno più emozioni, quindi le dobbiamo far sempre sentire. Everyone about what he's doing, how it all turned on lies. Sometimes I think that it's better to never ask why. Ok, quindi attiviamo i vertici, fammela risentire. Ciao a tutti, sono Giacomo, il direttore della Juilliard e in particolare nella scuola, oltre alla direzione, mi occupo della produzione discografica. Siamo partner Sony DADC del gruppo Sony BMG e cerchiamo di aiutare i ragazzi nella produzione dei brani, nella registrazione e nell'arrangiamento, nella distribuzione digitale e di portare avanti discograficamente i loro prodotti. Abbiamo un gruppo di arrangiatori, musicisti che ci aiutano nella realizzazione dei brani e abbiamo stretto collaborazioni anche con grossi nomi della musica italiana come Vladi Tosetto, che è l'autore di Giorgio e di Eros Ramazzotti. E abbiamo lo studio di registrazione residenziale dove sviluppiamo i nostri prodotti discografici e facciamo fare esperienze di studio ai ragazzi che si iscrivono ai nostri corsi. Nella mia mente,
Ciao, sono Antonio Mirabelli, ho suonato da sempre la batteria, ho incominciato a casa con le pentole di mia mamma facendola uscire pazza purtroppo. Dopodiché ho iniziato con un percorso diverso, lasciando stare sempre le pentole, ho iniziato con frequentando varie scuole e sentendo anche su YouTube vari batteristi, incominciando da Dave Weckl a finire da Ron Spears, Teddy Campbell e altri. E, dopo un po' di anni, io ho iniziato a suonare la batteria da 12, dopo un po' di anni ho iniziato a studiare, a intraprendere comunque un percorso formativo alla Juilliard Music School, affrontando comunque varie difficoltà. Chiaramente all'inizio mi sono scontrato con la parte teorica, comunque come tutti i batteristi, ma in seguito, aiutato da vari maestri come Sergio Bellotti della Berkeley a Boston, ho iniziato ad apprezzare questo strumento, ad appassionarmi veramente e a iniziare un percorso formativo che alla fine mi ha portato ad insegnare in questa scuola dopo 3 anni di diploma. Dopo questo periodo di formazione, appunto di 3 anni, ho iniziato anche a prepararmi per vari live. Ancora ricordo il mio primo live, dove ero molto emozionato, appunto al mio primo anno di diploma. Questo primo live ricordo ancora una canzone che faceva così. Ora suoniamo canzoni un po' più difficili, ad esempio. Io da quest'anno sono parte attiva della Juilliard Music School, sono diventato insegnante di batteria. E preparo, il mio compito è quello di preparare i ragazzi, oltre che al live finale di fine anno, dove hanno la possibilità di mostrare quello che hanno imparato durante l'anno, ma anche preparandoli appunto ad affrontare varie situazioni musicali, a partire dal jazz, rock, pop, hip hop, R&B, perché un bravo musicista, un bravo batterista deve affrontare un po' tutti i generi musicali. Il mio obiettivo comunque alla fine di questo percorso è far capire ai ragazzi per quale genere sono predisposti di più, sempre saper suonare tutto, quello è chiaro, però comunque ognuno di noi ha un genere che gli piace di più semplicemente. E come ha detto qualcuno, la batteria deve essere intrappolata da dentro. Oh, è spontaneo! Mi chiamo Simona Donato, studio accanto alla Juilliard Music School, terzo anno. Mi piace da morire cantare da quando ero bambina, perché penso che quando non si riesce a comunicare con le parole arriva prima il canto e dopo le parole. Infatti personalmente scrivo, sono cantautrice, scrivo le mie canzoni, compongo con la mia insegnante, però mi piace anche cantare cover. Infatti quando sono felice canto i Beatles più delle volte, come per esempio She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. Perché mi mette tanta allegria.